Eccoci qua, zia. Eccoci qua, adesso è proprio un'ora brutta anche da farmi arrabbiare, te ne racconta, eh? Sì, facciamo veloce. Allora, l'altra sera, il 23, mentre mi operavano l'occhio destro, sì, Tim Cook faceva la sua classica conferenza. Sì, allora, cosa ha combinato il signore Tim Cook l'altra sera? Non so, perché non l'ho visto. È salito sul palco. Sì. Ha esposto i soliti dati sulle vendite. Ha parlato di iPhone 5, iOS 6, Mountain Lion e iCloud. Poi di iMessage, Game Center e PhotoStream. E ha presentato questa nuova versione di iBooks, la 3.0, con uno scrolling continuo, invece di sfogliare le pagine. Dopodiché ha fatto salire Phil sul palco e ha iniziato a parlare di Mac. Sì. Hanno cominciato con il MacBook Pro da 13 pollici con il Retina Display. Sì. Dopo il modello da 15 che abbiamo acquistato... Sanno loro cosa che capisce tanti nomi, tante robe, tante... Chi tiene a mente tutte quelle robe lì? Allora, il 15 che abbiamo a casa è il computer al mondo con la più grande risoluzione come portatile. Questo qua è il secondo. Dopo hanno presentato i nuovi Mac Mini, i soliti scatolotti della Apple. E infine i nuovi iMac, zia. Quel computer, sai quel computer tutto nello schermo che avevo io prima di fare il trasloco? Ti ricordi che ti avevo fatto vedere l'anno scorso? Mi ricordo, sì. Guardami un attimo che ti spiego. Sto qua è tanto fino, 5 mm di spessore. Dopo la parte... 5 mm di spessore? Avrà 20 mm di soldi? Costa tanti soldi. Avrà 20 mm di soldi? Dopo fa una conca sul retro, mi sembra. E cosa ha di speciale? Hanno tolto il lettore DVD per farlo fino. E hanno introdotto una nuova tecnologia chiamata Fusion Drive, che fonde nel sistema operativo hard disk tradizionale e hard disk a stato solido, in modo che l'utente non si accorge di nulla, e invece il sistema operativo mette i dati che vengono usati di più e il sistema operativo nel disco veloce, mentre i dati di archiviazione nel disco tradizionale. Poi ovviamente se uno usa più dati che sono nell'hard disk tradizionale vengono switchati in automatico. E boh. E hanno presentato anche l'aggiornamento di iBooks Author, il programma per Mac per creare gli iBooks. Sì. Tornato Tim sul palco, parla di iPad e di quanto sia utile nella nostra vita quotidiana, a scuola e sul lavoro. A lavoro. Torna di nuovo Phil sul palco e annuncia l'iPad 4, zia. Sì. Nessuno si aspettava questo nuovo iPad. Tutti si aspettavano prima l'iPad mini e basta, no? Di solito fanno un iPad all'anno, invece Apple cambia la sua tecnica commerciale, la sua strategia commerciale e annuncia questo iPad di quarta generazione con un nuovo processore A6X, un'autonomia di 10 ore, FaceTime HD, Wi-Fi due volte più veloce e la tecnologia LTE per tutto il mondo, non chiusa come la versione precedente. Tante macchinari che non so. Poi c'era questo iPad, no, sullo schermo. Era l'iPad così, sullo schermo dietro di Phil. Piano piano l'iPad si gira e sul retro c'era lui, l'iPad mini. Questo nuovo mini tablet ha un display da 7,9 pollici, FaceTime HD, 5 megapixel di fotocamera, le solite 10 ore di batteria, processore A5, quello vecchio dell'iPad 2. Non ha il Retina display, ha una risoluzione uguale all'iPad 2, anche questo a Siri. A Lightning su entrambi gli iPad, anche su 4, e si parte da una versione da 16 giga Wi-Fi 329 euro fino a 64 giga col 4G a 659. Entrambi disponibili per la vendita dal 2 novembre in versione Wi-Fi. Ehi, non hai detto? Che entrambi saranno disponibili per la vendita il 2 novembre. Non dovrebbe, sarebbe una roba di mettere il tablet, quello tutto touchscreen che ti piace a te. Quella tavola che tu schiacci con le dita. Sì, sì. Finito la presentazione, Tim è tornato sul palco, ha salutato tutti, ha confermato che anche questo 2012 per me adesso è stato un 2012 fantastico, un anno grandioso per Apple e per i suoi prodotti. Io cosa faccio adesso? Tutti penseranno che compro l'iPad mini, no? Zia, tu pensi che compravo l'iPad mini? C'è tutto bene, come che vanno con la roba se si arriva a stare dentro, di vedere, di fare, voltare, girare, non è così facile.
Ma a me l'iPad mini non ispira perché è troppo piccolo senza retina display. Sì. Ovviamente comprerò l'iPad di quarta Mi generazione. piacerebbe bene avere un aggeggio così. Ma lo prendiamo, l'iPad 4 lo ordiniamo domani. Domani 26 ottobre aprono i preordini e clic, alle 7 di mattina lo ordiniamo o quando sarà disponibile. Per tutti quanti. Quanti soldi che ti chiedono, anche ti prego. Sempre ordinare, che vuoi ingrandire tanto? Ascoltate tutti quanti che seguite la zia. Vendo iPad terza generazione, il primo con il Retina display, 16 giga wifi colore bianco con la smart case verde. Potete vedere i due prodotti nei video che ho fatto a suo Potrei tempi. regalarti a te un po' di quei apparecchi lì così. Tutti e due perfetti, completi di confezione, balli e accessori, alla cifra di 360 euro spedizione inclusa. Se siete interessati, contattatemi. Quindi, Potrei regalarti, no? Quindi. no, quindi, niente. Chi mi regala la roba? Tim Cook di certo no. Fai tanta propaganda per loro che dovresti avere dati e che un apparecchio anche due. Ma non mi regalano niente, sono proprio schifosi. Vedi, non danno mai niente, tu faccio la propaganda per loro. Lasciali perdere invece che ci mangino da soli. Bastards. Sì. Ciao. Ciao.